Cari telespettatori di Fano TV, ben ritrovati. Oggi vi portiamo a scuola. Ebbene sì, siamo presso la scuola media statale Matteo Nuti di Fano, dove tra qualche istante inizieranno le cerimonie di premiazione, perché la scuola Nuti di Fano ha aderito alla campagna promossa dal gruppo ERA per il discorso della digitalizzazione, per aver aderito al progetto Digi e Lode. Venite a scoprire con noi. Riceve un premio, si è sempre felici, ma ancora di più quando si tratta di nuove leve, di ragazzi, di studenti nel mondo della digitalizzazione. Sì, certamente questa è la sfida di oggi a cui non possiamo rinunciare, una sfida che viene in qualche modo affrontata da vari punti di vista, innanzitutto con l'implementazione di strutture, di hardware, e con il cambiamento anche degli insetti informativi, educativi, e poi secondariamente anche con la formazione del nostro personale scolastico, che chiaramente di quelle innovazioni solo strumentali deve far tesoro per poter conseguire poi quegli obiettivi di promozione della cittadinanza digitale che fanno veramente di un cittadino normale un cittadino davvero attivo. Diciamo che questa è un momento in cui effettivamente insomma tutto si concentra attorno a questa esigenza, e quindi ben venga insomma questo premio che ci consente davvero ulteriormente di dare ancora ulteriore spazio a quelle che sono un po' le nostre esigenze, anche perché di fatto l'utenza scolastica è molto numerosa ma anche molto varia, e naturalmente variano anche tutte le esigenze educative, i bisogni formativi dei ragazzi e dei docenti. Noi abbiamo una scuola secondaria di primo grado molto, molto corposa, ma abbiamo altresì scuole dell'infanzia e scuole primarie, rispetto alle quali insomma stiamo attivando davvero dei percorsi di promozione della cittadinanza, naturalmente declinati in funzione della loro età. Quindi ed è davvero una splendida opportunità questa, quella che insomma ci si sta profilando, insomma, sia tramite i finanziamenti del PNRR che sono davvero che vertono su vari aspetti, sia ovviamente grazie anche a quei finanziamenti che ci giungono come questo, effettivamente inaspettati ma certamente insomma ben accolti sono assolutamente. Questa campagna è messa dal gruppo ERA proprio per creare dei comportamenti digitali virtuosi. La Nuti come risponderà a questa cosa? Beh, chiaro che effettivamente noi non possiamo che essere in linea con questa prospettiva, e in effetti siamo assolutamente in continuità con questo approccio. È ovvio che anche i cittadini tutti, i ragazzi sono già molto abili in tutto ciò, però chiaramente occorre anche promuovere una consapevolezza ed una abilità in qualche modo anche negli adulti. Ecco, siamo davvero anche noi in una situazione tale per cui non dobbiamo rinunciare ad apprendere e in qualche modo affiancando i nostri figli anche ad affrontare le sfide della complessità che comunque come adulti ci chiama molto in causa. Infatti da una ultima indagine è venuto fuori che circa il 60% delle aule ha un buon piano didattico digitale. Cosa ne pensa? Beh, certamente questo è assolutamente confortante. Io credo di poter trovarmi in una situazione estremamente coerente rispetto a questa statistica, insomma. Devo dire che ecco, ancora c'è un percorso da fare, un percorso di consapevolezze, un percorso che sia in grado di sostenere anche l'utilizzo critico delle tecnologie, perché noi sappiamo bene che effettivamente senza
strumenti, diciamo, di valutazione, sicuramente opportuni strumenti anche di approfondimento, non si è in grado di poter essere attivi in tutto ciò, ma piuttosto si diventa spettatori e non in grado di gestire, in qualche modo di prendere in mano questo processo personale di crescita, no? In vista, insomma, della propria cittadinanza digitale. Come saranno investiti questi soldi ricevuti che avete vinto col gruppo ERA? Allora, noi vogliamo coniugare tradizione e innovazione, perché abbiamo una nostra biblioteca che desideriamo in qualche modo implementare in un'ottica, appunto, di digitalizzazione, quindi ci piacerebbe attivare proprio il catalogo online attraverso dei software specifici. Abbiamo del personale assolutamente disponibile a formarsi, perché questa è la frontiera della biblioteca, è come scuole, in effetti si è sempre un pochino in difficoltà rispetto alla possibilità di avere risorse per potenziare laboratori come quello della biblioteca. In questo caso cogliamo l'occasione, vogliamo effettivamente sostenere anche la promozione alla lettura, che ovviamente è una competenza trasversale che abbraccia un po' dal digitale all'analogico, insomma tutta la realtà poi così complessa. Bene, allora tanti auguri per la vincita e buon lavoro con la sua scuola. Grazie a ERACOM veramente per questa grande opportunità. Gilberto, questa campagna promossa dal gruppo ERA, quali sono i punti su cui si focalizza? Dunque, la campagna in particolare di Digilode si focalizza sostanzialmente su due punti che sono proprio il punto di forza di questo programma, cioè unire i comportamenti ecosostenibili a un contributo concreto all'istruzione. Mi spiego meglio. I nostri clienti sostanzialmente in queste aree dove ERA ormai opera storicamente da tanto tempo sono nostri clienti di energia e di gas, oppure anche di servizi correlati come servizi, insomma, di caldaie con consumi ridotti rispetto alle caldaie tradizionali, acquisto di impianti fotovoltaici o altri servizi collaterali, attivando sui nostri sistemi in maniera del tutto gratuita delle opzioni, diciamo così, digitali oppure ecosostenibili, come, per fare un esempio, l'invio elettronico della bolletta oppure l'attivazione del check-up consumi che permette poi di ridurre i consumi domestici. Quindi attivando queste opzioni sul suo contratto attribuisce automaticamente dei punti alle scuole del suo territorio. Se poi questi clienti vanno sul sito del concorso di Digilode e scelgono una scuola in particolare, questi punti vengono moltiplicati per 5. In questo caso, evidentemente, questa scuola, la scuola Nuti di Fano, ha avuto molti click, no? Come si usa dire, e si è aggiudicata il primo premio per questo quadrimestre. Quindi il concorso attribuisce 2.500 euro di premio ogni quadrimestre ad una scuola del territorio. Quindi sostenibilità e valutazione del territorio con un occhio alla innovazione, punti che poi corrispondono nell'agenda della Comunità Europea. Sì, da un punto di vista ambientale sì, l'agenda comunitaria europea e l'agenda ONU 2030 hanno questi punti nella loro diciamo decalogo. Noi come ERA sul territorio abbiamo proprio una vocazione territoriale, nasciamo come unificazione in grande stile, diciamo così, di aziende municipalizzate originariamente, quindi nasciamo come aziende territoriali. Nel nostro espanderci sul territorio non abbiamo voluto assolutamente perdere questa caratteristica che è un po' nel nostro DNA, quindi non solo siamo vicini al territorio con iniziative, ma siamo vicini al territorio fisicamente, perché abbiamo promosso la creazione e lo sviluppo di una rete anche di sportelli fisici per i nostri clienti su tutto il territorio, nelle Marche o nella provincia di Pesaro, per rimanere qui, insomma, all'ambito fanese. Noi abbiamo tantissimi sportelli a Fano, ne abbiamo uno aperto tutti i giorni dove i nostri clienti possono andare, ne abbiamo uno a Pesaro, qui vicino ne abbiamo una Marotta, nell'entroterra a Saltara, a Calcinelli di Saltara, poi andando, insomma, nell'entroterra anche a Fossombrone, Urbino. Quindi siamo puntellati
dai nostri sportelli, quindi noi crediamo molto nella relazione non solo digitale, perché questo è una gamba della nostra attività, ma anche nella relazione territoriale di vicinanza fisica. Si parla sempre più spesso di comportamenti digitali virtuosi. Sì, i comportamenti digitali virtuosi sono un qualcosa che ormai entra a far parte del DNA della relazione con il nostro cliente. Noi vogliamo rendere i nostri clienti anche protagonisti di forniture che storicamente, tradizionalmente sono vissute un po' in maniera passiva, perché noi sappiamo che una fornitura di gas e luce è diversa da una fornitura, ad esempio, che ne so, di un canale TV. Però oggi ci sono molte opzioni che rendono i clienti protagonisti. Faccio un esempio. I clienti possono attivare ad esempio il servizio di check-up dei propri consumi e essere loro a dichiarare sul sito internet che gestisce questo strumento i propri elettrodomestici e quindi farsi fare il check-up dei consumi. Oppure attraverso ad esempio una particolare offerta che si chiama Air Smart possono scegliere giornalmente le 4 ore di consumo in cui decidono di concentrare, se vogliono chiaramente, i propri consumi e quindi pagare l'energia la metà. Quindi non più un rapporto monodirezionale, forniamo un servizio, tu lo consumi senza accorgerti, poi ricevi il pagamento di questo servizio in base al contratto. No, un rapporto bidirezionale che rende i servizi digitali attraenti per questa interazione interessante che si crea tra cliente e azienda. Dopo le scuole, qualche altro campo da poter investire anche per promozione come questa? Diciamo il concorso specifico di Gelode riguarda le scuole. Poi sappiamo che ERA ha diversi campi di azione in ambito, diciamo così, sia sociale che culturale. In ambito sociale posso ricordare, tra le altre, il fatto che ERA.com aderisce ad un protocollo d'intesa con le associazioni di consumatori per dare supporto anche tramite i servizi sociali del comune, qualora attivati, alle situazioni di disagio, magari nei pagamenti delle fatture, avendo delle policy insomma, di rateizzazioni che poi possono essere personalizzate e gestite in maniera anche specifica per queste situazioni. Poi abbiamo con una certa, come dire, equilibrio sul territoriale, chiaramente anche iniziative di supporto ad attività territoriali sia culturali che anche musicali, come ad esempio la partecipazione in quota, diciamo, a mo' di sponsorizzazione di festival locali o di diciamo eventi culturali. Ricordiamo che qui in ambito provinciale Pesaro è stata nominata, no? Città della cultura per l'anno, capitale della cultura per l'anno 2024, e il gruppo ERA contribuisce alle manifestazioni con un accordo che ha con il comune di Pesaro. Anche su Fano, nell'entroterra di Fano, avremo quest'estate alcuni eventi a cui parteciperemo. Sono in compagnia di Aurora. Aurora, di che classe sei? Prima H. Oggi è una bella giornata per la vostra scuola perché avete vinto questo premio. Che rapporto hai te con la digitalizzazione, col digitale? Diciamo che io, essendo quasi tutti i giorni in palestra, non ho un gran rapporto con la digitalizzazione, però diciamo nei momenti più vuoti della mia giornata gioco anche con mia sorella digitalmente e con cellulare. È un supporto, ti aiuta a fare le tue cose il computer, vero? Oggi siamo immersi in questa era dove il digitale fa parte di noi. Sì, mi aiuta molto anche per cercare parole nuove con la scuola e con tutto. Cosa vorresti che la tua scuola facesse in più? Un suggerimento, magari ci stanno ascoltando. Non saprei, perché questa scuola mi piace tutto e è molto completa. Quindi va bene così, sì. Sempre in meglio. Sì. E allora buon lavoro e in bocca al lupo per le tue cose. Grazie, Crepi. Thomas, quanti anni hai e che classe frequenti? Ho 12 anni e frequento la prima C. Oggi è una grande festa per la scuola Nuti di Fano, vero? Sì. Cos'è successo oggi? Raccontaci. Hanno donato alla scuola 2.500 euro per un progetto che si chiama DigiLode. Un progetto, una campagna del gruppo ERA, che ha pensato bene di devolvere questi soldi alla scuola di Fano.
Sì, servono per aumentare la digitalizzazione in questa scuola. Sì? Che cos'è la digitalizzazione per te? Cioè la uso quasi ogni giorno perché mi diverto, intrattenimento, a volte ascolto la musica. È un bello strumento anche per studiare? Sì, perché c'è il registro elettronico da cui possiamo guardare meglio i compiti. Un registro elettronico? Lo sai che io non ce l'avevo? In che cosa consiste? I docenti scaricano o scrivono i compiti sul sito che noi abbiamo Classe Viva. Bene. E hai un progetto per il tuo futuro? Per ora no, ma vedrò cosa voglio fare. Nel mondo della digitalizzazione ti interesserebbe? Sì, probabilmente sì. Perché no? E allora in bocca al lupo e buona scuola. Grazie mille. Perfetto. Si è appena conclusa la conferenza stampa e la premiazione dell'importo di 2.500 euro dal gruppo ERA. Io vi saluto dalla scuola media statale Matteo Nuti e un gran saluto da tutti loro.